Vuoi il meglio per la tua auto? I tutorial li stai già guardando. Così la scelta giusta per i buoni affari è comprare sull'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi gli ammortizzatori Saks usati in questo video nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Svita i dadi delle ruote posteriori. Per cambiare gli ammortizzatori posteriori su quest'auto, bisogna rimuovere le ruote per avere un accesso completo al sistema delle sospensioni. Solleva la parte posteriore dell'auto. Appoggia l'auto sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Adesso puoi vedere l'ammortizzatore posteriore. Adesso bisogna rimuovere il parafango. A tal fine, rimuovi le varie graffe che tengono in posizione il parafango. Adesso puoi rimuovere il parafango. Spazzola la vite di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore, quindi spruzzala con un degrippante. Poi usa una chiave a bussola con bussola da 15 per svitare la vite inferiore dell'ammortizzatore. Con il crick allenta il braccio dell'ammortizzatore per evitare di fare sforzo sui filetti delle viti quando le sviti. Poi rimuovi la vite, rimuovi il crick. Usa una chiave a bussola con prolunga lunga e inserto da 10 per svitare e rimuovere le due viti di fissaggio superiori. Adesso puoi rimuovere l'ammortizzatore. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Trovi i pezzi e i prodotti Saks utilizzati nel video nel link nella descrizione. Prima di installare i nuovi ammortizzatori, bisogna innescarli premendo in verticale la barra dell'ammortizzatore, in modo da separare il gas dal liquido. Rimuovi la protezione di plastica, svita il dado della barra. Blocca l'ammortizzatore in una morsa. Posiziona il fermo nel coperchio antipolvere. Poi monta il tutto sulla barra dell'ammortizzatore. Monta la nuova coppetta copri ammortizzatore. Quindi riavvita il dado utilizzando una chiave inglese da 13 e una bussola a intaglio, oppure una chiave regolabile per bloccare la rotazione dell'asta. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Con questo hai finito di preparare il nuovo pezzo. Monta l'ammortizzatore per la sua parte superiore. Poi riavvita le due viti di fissaggio. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Usa un crick per avvicinare la parte inferiore dell'ammortizzatore e poter avvitare la vite di fissaggio. Riavvita sommariamente la vite della base dell'ammortizzatore. Per non rovinare il silent block, bisogna stringere la vite di fissaggio con il semiasse posteriore sollevato, in modo da simulare la posizione di quando l'auto è al suolo.
solleva con il crick il semiasse posteriore. Una volta che è in pressione, riavvita la vite e usa la chiave dinamometrica per finire di stringere la vite inferiore. Rimuovi il crick. Rimonta il parafango. Quindi sostituisci le varie graffe. Ripeti l'operazione dall'altra parte. Adesso puoi rimontare le ruote. Abbassa l'auto e stringi bene i bulloni. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Ustool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.